Stavo guidando la battaglia dall'alto e mi accorsi che Cartwright e i suoi incontravano forte resistenza. Dovevo mandare subito rinforzi. Un gruppo di soldati aveva colpito una postazione di mortaio dei Chimera. Hale era l'unico sopravvissuto. Lo chiamai per indicargli una scorciatoia attraverso una vecchia galleria. La galleria era quasi bloccata da un condotto energetico dei Chimera, ma sapevo che se Hale fosse riuscito a passare, avrebbe ribaltato le sorti dello scontro. Fortuna, non hai un graffio. Le costole! Questo è per Sheffield! Tranquillo, Manson, tranquillo! Ok, dolcetta. Allora, te la segui? Se nessuno ti ha detto contro chi sareste venuto a combattere? Gran bello tempo! Riusciamo a sopravvivere a questa merda e ne tornerò a nuoto in Australia. Voglio chiedere a Jim di sposarmi. Thank you.
questa parte! Chi diavolo è quello? Recuperiamolo! Abbiamo compagnia! Tenente Cartwright, signore. Se sei venuto per combattere, sei nel posto giusto. Pare che i Chimera non si stiano limitando a scavare tunnel. Ma guarda, chi ha portato lo Yankee? All'epoca si era già sparsa la voce delle imprese di Hale a Manchester. Tuttavia Cartwright non era il tipo da farsi impressionare, soprattutto da un americano. La squadra di Cartwright aveva trovato qualcosa di sospetto. I Chimera non stavano solo costruendo tunnel, ma stavano dissotterrando qualcosa. Allora ci parve solo l'ennesimo mistero dei Chimera. La nostra priorità era ostruire i tunnel.